cosa cambia già nei fragili equilibri dell'Afghanistan dopo l'attentato di ieri, che è stato poi in nottata rivendicato da ISIS-K, nemica dei talebani? Ma direi che se lo guardiamo con mente fredda non cambia molto. L'attentato era dato per scontato, anzi è stupefacente che sia arrivato così tardi. Era ovvio che l'ISIS e le forze dell'estremismo islamico che sono presenti in Afghanistan e che si sa che esistono da tempo, avrebbe provato a capitalizzare, a farsi vivo. Per loro è un colpo molto forte, proprio anche propagandistico, poter dimostrare di riuscire a colpire l'aeroporto, a mettere in crisi l'intera operazione, attaccare gli Stati Uniti e i suoi alleati di cui noi siamo parte. Quindi direi non c'è niente di strano, anzi, l'altro ieri sera, io per puro caso sono entrato nella sala comando americana all'aeroporto, ma semplicemente perché stavo cercando di mandare il mio pezzo per il Corriere e non trovavo un posto con internet. Sono entrato ed era proprio il comando controllo dell'intelligence americana e lì certo. Gli agenti che osservavano, monitoravano l'area, continuavano a dire attaccheranno, attendevano già per la notte attacchi agli aerei diretti, agli aerei in partenza, ma davano certo. Per scontato, anzi con stupore, ripeto, con stupore, dicevano strano che non l'abbiano Cremonesi. Ancora fatto, quindi era assolutamente nell'aria. Quello che poi cambia è il dramma degli afghani che non riescono ad arrivare più all'aeroporto e quindi in questo momento certo. Stanno partendo coloro i quali sono già dentro, quelli che abbiamo visto, cioè quelli che stanno dentro nell'area dell'aeroporto. Cremonesi, mai attentato fu più annunciato, credi che sia il primo di una lunga serie che potrebbe anche coronarsi drammaticamente con il 20° anniversario delle stragi delle Torri Gemelle? Assolutamente sì, e qui direi che l'elemento di tutto, rispondo diretto, certo, proveranno ancora. Gli americani lo continuano a dire, ma chiunque segua quella zona lo dà per scontato. Quello che possiamo dire è che gli americani cercheranno di accelerare le partenze e il ruolo, quello che è interessante, è il ruolo dei talebani. E cioè i talebani che fino veramente all'altro ieri erano alleati con queste forze e comunque erano dalla parte loro, oggi sono uomini di governo, sono forza certo. Di governo. È interessante, questa mattina parlavo con il mio collaboratore a Kabul e Tolo TV, che è la maggiore emittente della capitale e del paese, continuava a ripetere un messaggio talebano. Noi abbiamo avuto ieri 28 morti tra i nostri guerriglieri che erano presenti all'aeroporto. Lì dicono ambiguamente quell'area era americana, che non è vero perché gli attentatori sono arrivati dalle aree più o meno controllate da loro, ma è interessante come abbiano cambiato assolutamente atteggiamento. Cremonesi. È interesse loro mantenere la calma, anche perché questo Biden avrà bisogno di loro per l'ultima fase, cioè avrà bisogno di una cordone talebano per permettere agli ultimi Marines di partire, certo. Perché adesso come facciamo anche per i nostri? Ti voglio chiedere tutti, tra l'altro, di commentare una notizia Prego. Che è stata battuta poco fa, che si lega in parte anche alle considerazioni che abbiamo fatto nella nostra copertina quando parlavamo di Afghanistan, terra di nessuno. Erdogan ha annunciato di aver ricevuto la richiesta dei talebani di gestire l'aeroporto di Kabul. Che cosa significa questo? È una sanzione di impotenza da parte dei talebani o il fatto che i talebani, nuova forza di governo, iniziano a fare politica estera? Ma assolutamente, questa è una grande, dà il senso dell'acume della nuova dirigenza politica talebana che cerca di imporsi sulla scena internazionale come partner credibile. Questa ala moderata, questa ala dialogante è cresciuta con la nuova generazione, c'era anche in parte negli anni 90, ma certamente adesso è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi tempi. L'abbiamo visto nei negoziati a Doha, l'abbiamo visto nella loro prima conferenza stampa molto furba, molto intelligente e arguta a Kabul pochi giorni fa. E che cosa fanno?
si aprono naturalmente prima ai partner, diciamo, islamici. La Turchia, che è allo stesso tempo paese NATO, quindi dialoga con l'Occidente, ma è anche è un paese musulmano, e Erdogan si presenta come tale ormai da anni, quindi un'apertura alla Turchia, che proprio, se vogliamo parlare delle tecnicalità dell'aeroporto, loro sono già presenti. Se voi andate in giro per l'aeroporto, io ho trovato addirittura i turchi hanno un'area Covid, hanno un padiglione per i militari malati di Covid, che quindi loro già dagli americani avevano avuto la richiesta di rimanere all'aeroporto, adesso guarda caso glielo chiedono i talebani. Quindi questo è, direi, una mossa di politica estera oltre che di sicurezza. Cremonesi, parlavamo di terra di nessuno, mi viene da dire, leggendo una notizia che ci è appena arrivata, la Gran Bretagna lascerà indietro 1100 ex collaboratori. Rischia di diventare anche una terra per nessuno, nel senso che anche tu, che sei un inviato molto coraggioso, hai dovuto lasciare l'Afghanistan. Oggi lascerà l'Afghanistan il console, l'ambasciatore, Claudi e Pontecorvo. Insomma, da quella terra, in quella terra nessuno più potrà entrare dell'Occidente, anche per testimoniare, raccontare quello che succede, e per chi resta visto come nemico del nuovo regime si aspetta soltanto la carneficina. Allora direi, dividerei in due la mia risposta. La prima parte è: adesso avremo un momento di grande confusione in cui i talebani cercano di imporre la loro sovranità, ma ci saranno vendette, senz'altro vendette contro gli uomini del vecchio esercito, contro esponenti politici che sono rimasti. Guardo con grande attenzione a quello che capiterà a Hamid Karzai e Abdullah Abdullah, che sono in un primo tempo erano stati presentati come i partner politici di un eventuale governo allargato, comprensivo, e invece adesso addirittura gli hanno tolto le guardie del corpo e pare che siano in casa loro, controllati a vista dai talebani. Quindi questo davvero è una fase complicatissima, e purtroppo avremo vittime di cui tra l'altro non avremo conto, perché a parte i social media che sono adesso in parte controllati, tra l'altro un'altra notizia che vi do se posso, e cioè certo, in questo momento la gente parla molto di meno. Notavo questa mattina con il mio collaboratore che se fino a ieri sui social uscivano denunce, accuse ai talebani, facevano vedere filmati degli orrori commessi dai talebani, delle vendette, adesso molto di meno, perché hanno paura di essere presi, di essere individuati. Poi c'è la seconda fase. La seconda fase sarà che noi potremo entrare, certo, ma con i talebani. Dovremo essere accreditati e scortati dai talebani. Questo sarà l'unico modo safe, diciamo così, per entrare. Io lo feci 3 volte negli anni 90 e è ancora possibile, cioè sarà possibile. E posso dirvi anche un'altra cosa che un po' va controcorrente, ma questo fa parte della complessità della realtà. Io mi ricordo che negli anni 90 non ho mai viaggiato così sicuro via terra tra Kabul, Herat, Kandahar, la patria dei talebani, questa famosa strada che da almeno 15 anni era diventata pericolosissima, nessun occidentale poteva farla via terra se non con i talebani. Quindi i talebani saranno paradossalmente la nostra green card per poter passare. Lorenzo, allora tra poco parleremo ancora del destino dei profughi, di coloro che sono riusciti a trovare una via di fuga, ma anche del dramma di chi non riuscirà a farlo, e lo faremo con Luca Lopresti, presidente della Onlus Pangea, che è riuscita a portare in Italia tante attiviste donne che in questi anni si sono battuti per i diritti proprio delle donne e l'emancipazione. Però Cremonesi, vorrei ancora approfittare un momento della tua presenza e della tua disponibilità per ragionare ancora a livello macro di quello che può essere una soluzione, un esito della crisi afghana, anche alla luce di quella democrazia, di quella diplomazia creativa di cui parlava Kissinger. Proprio oggi è in corso un primo incontro tra Draghi e il governo russo in vista del G20. Intanto ci facciamo dare tutti gli aggiornamenti dalla nostra Cristina Pantaleoni, e poi ho un'ultima domanda per te, Cremonesi. Cristina, buongiorno. Buongiorno,
Buongiorno Francesco, allora siamo a Palazzo Chigi dove è in corso, si pensa stia per terminare l'incontro tra il Premier Draghi e il Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa Lavrov, che è arrivato dall'ingresso retro di Palazzo Chigi scortato da una decina di auto e dalle forze di polizia. È un incontro che era già previsto da tempo ma che adesso dopo gli attentati di ieri a Kabul ha al centro ancora di più il G20 straordinario voluto dal Premier Draghi, che il Premier che sta cercando di portare per settembre e allargarlo anche a Cina e Russia. A proposito di Cina, è in programma, si pensa per oggi la telefonata tra sempre Draghi e Xi Jinping. Tutto questo è una giornata di colloqui serrati. Lavrov dopo Palazzo Chigi si sposterà alla Farnesina per incontrare il suo omologo Luigi Di Maio, al cui termine ci sarà una conferenza stampa. Allora grazie Cristina, dacci nuovi aggiornamenti quando ne avrai e soprattutto segui per noi la conferenza stampa congiunta Di Maio Lavrov. Cremonesi, in Italia e forse anche in un pezzo dell'Europa si ripongono tante speranze su questo appuntamento G20 allargato alla Russia, ovviamente alla Cina, qualcuno chiede anche di allargarlo al Pakistan. Tu tra l'altro tra poco incontrerai l'ambasciatore italiano in Pakistan, ma le grandi potenze ripongono la stessa fiducia in questo appuntamento? Ma certo, qui dobbiamo un po' uscire dalle schematiche America contro Cina, Russia contro America, India contro Pakistan. Purtroppo qui si sta ridefinendo la geopolitica di una regione e va a toccare punti nodali dell'Asia e dei grandi rapporti internazionali. Io direi che il primo backlash, la prima conseguenza di quello che stiamo vedendo in Afghanistan e dintorni è la grandissima preoccupazione. La Cina teme che attraverso il corridoio del Wakhan, che è quell'ultima striscia di terra, tra l'altro bellissima zona di alpinismo, di storie anche molto italiane, di nostri alpinisti che negli anni 60 andarono in quelle regioni. Arrivano agli uiguri, arrivano alla minoranza musulmana cinese perseguitata e quindi possono alimentare terrorismo, eccetera. Da qui gli interessi cinesi di cercare di controllare questo. La Russia, che è il vecchio nemico dei talebani, che fu scacciato dai mujahideen, che sono diciamo la culla fondativa dell'elemento talebano a Kandahar nel 94, che chiaramente temono il terrorismo islamico, le influenze che gli estremisti islamici possono avere sulla Cecenia e sulle altre province della Russia. E naturalmente sul sottofondo c'è lo storico scontro tra India e Pakistan, che proprio in Afghanistan si sono scontrati più frontalmente. Tenuto conto che noi possiamo agire su vecchi schemi, ma anche tenendo conto che ci sono delle novità, il rapporto tra Pakistan e talebani è oggi molto più ambiguo, molto meno diretto. I talebani oggi, e questo continuo a dirlo, non sono più un movimento di opposizione, sono un movimento di governo, e quindi che ci piaccia o no, e faranno delle cose terribili, Guardate, per esempio, è interessante questa ordinanza che arriva, e ne parlavo proprio ieri sera, da Kabul, per cui le donne sono sospese, tra virgolette, temporaneamente sospese, secondo i talebani, di poter lavorare, perché dicono bisogna decidere come dovranno farlo, secondo la Sharia, secondo la interpretazione chiaramente dei talebani della legge islamica. Certo. Ma detto questo, o la comunità internazionale si coordina o finirà che o la Cina e o la Russia assieme si coordineranno ai danni dell'Europa. E questo coordinamento si può trovare soltanto in un tavolo multilaterale in cui tutte le voci contano, tutte le voci parlano e vengono prese in considerazione, anche se gli interessi sono in questo contrapposti. Grazie davvero Lorenzo Cremonesi per il tempo che ci hai dedicato, di questa sospensione.